Fuori ci sta signorina Diana con un altro signore. Ah, Diana, fallo entrare, va. No, non vuole entrare, io ho insistito pure, ma ha detto è meglio che andate voi fuori all'ingresso. Si mette a paura una Filomena. Tu hai capito, insomma, dove siamo arrivati? La gente ha paura di entrare in casa, sono cose pazze. Va, diceva che ci sono io qua, va. Quella si arrede, a scutoleia. Che cosa, Alfredo? Qua sono io il padrone. Questa è casa mia. In questa casa comando io solo. È meglio che ce lo mettiamo bene in mente tutti. Signor, ha detto non vuole entrare. Ha detto lei non risponde dei suoi nervi. Ma chi ci sta con lei? Un altro signore. Lei l'ha chiamata avvocato. A me mi pare che si mette paura purissimo. Ma è un'esagerazione. Se va. Dici, alla fine siamo tre uomini. No, a me non mi contate proprio. Io come sento stamattina vado proprio tre soldi. Sì, sì, è meglio che te. Ah, anzi, come voi dovete parlare, sì, ma sì. Me ne vado in cucina, vado a fare la sciacqua di faccio. Sì, sì. Ah, no, la metto a faccia a cucina, ma non me ne cali più. Ma andiamo giù. Mi dispiace. Siete rimasti qui all'ingresso. Questa è solamente casa mia. Ma prego, Domenico. Dopo la scenata di ieri sera non intendo assolutamente ritrovarmi faccia a faccia con quella donna. Non dovete avere paura. Paura io, nemmeno per sogno. Non voglio giungere a degli eccessi, ecco. Ma non è il caso, ma ci sono io qua, ecco. Ieri sera pure c'era lei. Già. Ma ieri sera capitò d'improvviso, io poi ero frastornato, dato la scenata che si era... Ma adesso è passato. Accomodatevi, prego. Dov'è? Ma dov'è? Ma non la pensate nemmeno. Se ci date importanza è peggio. Già. Non c'è in casa. Per me non c'è. Ecco, io abito sulla pensione dove abita la signorina. Insomma, là ci siamo conosciuti tempo fa. Sì, e l'avvocato può dire chi sono e che vita faccio. Sì, ci vediamo la sera a tavola. Io poi in pensione ci sto raramente, sapete, tribunale, cliente, di solito non mi interessa. Mi scusi, Domenico. Preferisco sedere al posto suo. Ha difficoltà? Ah. Beh, capisco. Prego, prego. Addirittura. Più tranquillo, ok? Grazie. Ecco qua. Ecco. E allora? Proprio ieri sera a tavola raccontai il caso suo e di Filomena. Ci facevamo un sacco di risate. No, io non ne risi affatto. C'era poco da ridere, fu una scena tragica. E già, la signorina si trovava qua perché io la feci fingere infermiera. Mi fece fingere? Nemmeno per sogno, sono infermiera e come? Con tanto di diploma. Non gliel'ho mai detto, Domenico. Veramente, non lo sapevo. Beh, in fondo perché avrei dovuto. Dunque, dissi il suo stato d'animo e la preoccupazione di dover rimanere legato ad una donna senza averne avuto mai il minimo desiderio. E l'avvocato mi spiegò esaurientemente come... Noi è l'ingresso. Avvocato, io penserei di andare nello studio mio, ne parliamo con più calma. Sì, è un fatto che mi sta a cuore. Sì, scusate, da parte. Questa parte. Qua. Prego, avvocato. Grazie. Ma ci sono novità. Sentirà, ma sei un po' palliduccio. Ci fa tanto. Oh, mi dispiace.